Signori, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Sto godendo a livelli esorbitanti, non posso neanche parlare forte perché poi vi spiegherò perché non ce n'è, non posso neanche fare il video dalla postazione. Godo come un maiale in calore, in Barcellona 3, Inter 3, abbiamo assaporato per 2 volte la vittoria e avremmo potuto vincere anche nel finale se Aslani l'avesse passata a Mkhitaryan. Avremmo potuto vincere anche nel finale, poi c'è stato anche un colpo di testa alla fine, non so di chi, su un cross. Mamma, cioè, allora, ragazzi, cioè, vedere la faccia di Busquets, vedere la faccia di Busquets così, non ha, cioè, lì stavamo perdendo 3-2, lì non ha prezzo vedere queste cose, non ha prezzo vedere queste cose. Adesso la qualificazione è in mano nostra, è in mano nostra. Cioè, pazzesco. Stavamo vincendo al Camp Nou, certamente non è il Barcellona di una volta, certamente è un Barcellona che ha dei limiti, è un Barcellona che comunque tutto sommato nell'insieme dell'11 più anche le riserve ovviamente è superiore a noi, però stasera abbiamo messo in campo l'interismo puro, allo stato, proprio allo stato puro, abbiamo messo in campo la voglia di non andar lì solo per difendere, abbiamo messo in campo il fuoco che mancava. Nelle prime giornate abbiamo messo in campo tutto quello che ci era sempre mancato. Siamo finalmente una squadra e devo riconoscere a Simone Inzaghi che ha ridato un'entità europea a questa squadra. Questo glielo devo riconoscere. Questo glielo devo riconoscere perché nell'undici titolare non siamo poi così inferiori al Barcellona. Io lo dissi in tempi non sospetti che a centrocampo ce la giocavamo, davanti più o meno loro c'hanno Lewandowski, ma i due esterni, ok, ha fatto gol Dembélé, ma Rafinha è l'un jugador, Rafinha è un giocatore che fa tutti quei giochini lì, che fa quegli agganci per tenere il pallone in campo. Cosa fa Rafinha di eccezionale? Cosa fa Rafinha di eccezionale? E Dembélé cosa fa di eccezionale? Che ha fatto gol perché gliel'ha confezionato Di Marco il gol, gliel'ha confezionato Di Marco. Cerchiamo di essere lucidi, stiamo lì a volte a dare giudizi un po' troppo affrettati. Comunque facciamo un'analisi della partita. Godo come un cane, ma non un cane, perché un cane godo come un maiale, godo come un porco. Non ci sono altre parole per definire una roba del genere, non ci sono parole. Avremmo potuto vincerla 3 volte, ben 3 volte. Ma va bene così, ma va bene così. Allora, prima mezz'ora, signori. Dopo 7 secondi regalato il possesso loro, ho detto qui fanno un monologo che non finisce più. Poi però veniamo fuori con un carattere allucinante e ce la giochiamo praticamente alla pari se non togliamo il possesso palla con il Barcellona. Poi gli ultimi 15 minuti loro prendono le redini del gioco, infatti vanno in vantaggio al 38esimo, se non erro verso il 40esimo, e quella poteva essere una grande mazzata. Però è importante andare all'intervallo solo sull'1-0. Importante andare all'intervallo solo su 1-0. Io non so Inzaghi che cazzo ha detto negli spogliatoi. Sicuramente avevamo in testa che potevamo giocarci la qualificazione anche solo pareggiandola, quindi avendo 2 risultati su 3. Di solito quando è così, di solito quando è così si caga sempre, si caga sempre, si perde. Però io non so che cosa gli ha detto Simone negli spogliatoi, ti devo fare i complimenti. Entriamo nel secondo tempo con una roba. Una grinta, ma anche un'organizzazione, visto anche per quel poco volte che avevamo il pallone, perché ovviamente vai al Camp Nou e il pallone lo tieni poco e anche le occasioni che hai sono poche, ma tutto sommato stasera abbiamo anche tirato in porta. Abbiamo avuto di occasioni, loro ne avranno avuto il triplo, ma le abbiamo avute rispetto al passato. Uno diceva vado al Camp Nou, ovviamente era il Barcellona di Messi, quindi non è più la stessa cosa, però ne abbiamo avute, ma ne abbiamo avute. La traversa di Dzeko nel primo tempo, Dumfries, e poi nel secondo tempo ne abbiamo avute a Fiotte, il mancino di Calhanoglu che ha tirato da lontano. Ne abbiamo avute adesso per ricordarmele tutte. Per ricordarmele tutte le devo guardare gli highlights, ma ne abbiamo avute. Ripeto, loro no, avranno fatto il triplo dei tiri, ma di cosa stiamo parlando? Il Barcellona in casa di solito vince, e invece preso nel culo stasera, preso nel culo. Allora, poi andiamo sul 2-1, riusciamo ad andare sul 2-1 con una sventagliata, pareggio, non mi ricordo sì, Barella ragazzi, ma cosa ha fatto Barella? Cioè, Piqué sarebbe ora che tu facessi una cosa, Piqué, tu devi appendere gli scarpini al chiodo, li appendi, non ho un appendino qua perché sennò
te lo prestavo un attimino. Faccio anche la rima. Perché Barella si infila da dietro, la stoppa e poi buca Ter Stegen dopo averla stoppata con un tiro al volo, una roba sensazionale. Godimento puro. Poi andiamo sul 2-1 con una giocata di Calhanoglu epocale, una sventagliata per Lautaro Martinez che si sta inserendo, sta facendo la diagonale verso i difensori, la stoppa, riesce a controllare bene, a destreggiarsi e a bucare, mi pare, sul primo palo Ter Stegen. Una roba allucinante. Poi loro, ovviamente, lì cosa devono fare? Premono, danno tutto, il tutto e per tutto, devono, cioè, sono obbligati a vincere e trovano il gol del 2-2 con Lewandowski, che farà anche il gol del 3-3, su un rimpallo fortunoso. Poi facciamo un contropiede, ragazzi, riusciamo a fare un contropiede dove l'abbiamo data, dove Lautaro fa anche l'assist, la dà a Gosens, lì è stata la libidina allo stato puro perché poi c'è stata l'inquadratura per Xavi, ma soprattutto per quella merda disumana di Busquets. Io godo come un porco, lo volete capire? Abbiamo rischiato di vincerla lì sul 2-1, poi con questo 3-2, poi loro fanno il 3-3 con Lewandowski, un grande colpo di testa, c'era una parapiglia in mezzo, un traffico allucinante. Lewandowski, uno degli attaccanti più forti del mondo, se non ancora il 9 più forte, insieme a Benzema, quindi di che stiamo parlando? Fa il 3-3 e alla fine, ragazzi, andiamo anche vicini. C'è un altro contropiede con Aslane che poteva servire Pippo Franco, tutto solo, poteva servire Mkhitaryan, tutto solo. E non lo fa. Spara in bocca a Ter Stegen, che comunque è un grandissimo portiere, bisogna dirlo. Alla fine abbiamo un'altra opportunità su un cross, appunto, che non mi ricordo di chi, e il colpo di testa non mi ricordo di chi, neanche quello. A momenti facciamo appunto il 4-3, ma va bene così. La qualificazione è nelle nostre mani. Inzaghi, ti devo chiedere scusa sul piano europeo. Su quello ti devo chiedere scusa. Adesso tu, per farti perdonare da me, hai solo una cosa da fare. Hai solo una cosa. Rimontare in campionato. Se già passare il girone di Champions in una stagione iniziata così è quasi come un trofeo. Ma neanche tanto nella stagione così. In un girone del genere, col Barcellona e il Bayern Monaco. Ma di cosa stiamo parlando? Adesso non facciamo cazzate, col Vittoria Pilsen vittoria obbligata, poi dopo andremo a Monaco a prenderne un sacco in asporta, però secondo me loro saranno già qualificati, quindi vedremo, è tutto da vedere perché in questa Champions può accadere di tutto. E quindi cosa devo dire, ragazzi? Catalano vaffanculo, Catalano vaffanculo, proprio una razza di stronzi antisportivi per quello che hanno fatto tutta sta settimana, per quello che fecero avanti il triplete con i righelli campo dopo il passaggio del turno, dopo il passaggio in finale. Cioè siete proprio l'antisportività fatta a popolo, fatta a squadra, più tutti i debiti che avete, che riuscite sempre a venire fuori. Siete la squadra che mi sta più sul cazzo d'Europa. Io stasera godo come, non come un ricciopianato, godo come un maiale in calore. Sempre Barcellona merda, sempre Forza Inter, ragazzi. Ditemi la vostra, un commento. Domani facciamo un video più o meno lucida. Lasciate un like se vi piace il calcio, ma soprattutto se siete interisti. Sempre Forza Inter, ragazzi. Xavi, Busquets, Piqué, Cusqué.